perso un amico, però siamo stati tanti anni, tanti anni per lavorare insieme, ma soprattutto abbiamo scherzato, perché il rapporto non era di lavoro, il rapporto è stato sempre di una simpaticissima amicizia. Io non vedo una nota se non orpetti, non vedo niente. Ci prendevamo sempre reciprocamente in giro. Corrado poi aveva un senso dell'umorismo particolare e amava molto prendermi in giro. Abbiamo fatto tante trasmissioni insieme. Ne ricordo una in modo particolare, spero che la trasmetteranno di nuovo. Abbiamo fatto uno sketch con la Carrà dove io facevo l'idraulico in bianco e nero. Stiamo parlando della televisione anni 60. Amanda, Amanda. Amanda? Ha detto Amanda? Un momento che controllo. Mi dispiace, la risposta è errata. Io sono l'idraulico. Noi ci siamo incontrati sullo stesso palcoscenico in una famosissima trasmissione di Mina. Io ero il più giovane, ero il pivello nuovo, insomma, e loro erano Corrado, Tortora, Mike Bongiorno è sottoscritto. Sempre con Mike c'è stata una certa rivalità, perché Corrado si divertiva a pizzicarlo, ma non con cattiveria, gli piaceva, perché Mike reagiva e allora veniva fuori un momento particolarmente divertente. Tutte le volte che io lo vedo lui va dall'altra parte, io gli corro dietro: Corrado, sono qua! E lui non sente, non lo so. Ma che non sente? Ti ricordi? Al distributore di benzina in Riviera. Sì, sì, certo. Perché sei scappato? Non lo so. A me, tu devi sapere una cosa, perché è sempre la stessa cosa che dice. Ormai no, devo dire che ormai ci hai preso sta fissa e io bisogna anche... Ma perché sei scappato? Ma perché non l'ho sentito. Ho sentito solo dietro un clacson e ti puoi figurare se uno sentendo un clacson dice: questo deve essere Buongiorno. Il segreto di Corrado intanto era quello di essere se stesso. Era quello di essere un professionista, era quello di essere un uomo spiritoso, anche un bell'uomo. Corrado Mantoni è il principe azzurro e la bella addormentata si risveglia al suo commosso bacio.